Gli appassionati videoludici lamentano da qualche tempo una scarsa varietà nell'offerta ludica di questa generazione di console, senza contare la folta schiera di chi sostiene che le software house giapponesi abbiano esaurito la loro vena creativa. Su tutto questo si erge Katherine, una ventata d'aria fresca nell'universo del videogame, che non prevede sparatorie, soldati, navi da guerra o scimmiottamenti di altri brand famosi. Semplicemente diverso da quanto visto finora, il titolo sviluppato da Atlus ci racconta una storia divertente, a tratti grottesca, che parla delle debolezze umane e le mette a confronto le une con le altre. Se stai sognando di cadere, devi svegliarti subito, altrimenti morirai nella vita reale. Questa è la frase del momento nella città dove vive Vincent, 31 anni, fidanzato con Katherine, una giovane donna in carriera, decisa e capace, ansiosa di capire se l'uomo di cui è innamorata ha serie intenzioni coniugali. Vincent vive da solo in un piccolo appartamento, ha da poco cambiato lavoro e non ne vuole sapere di matrimoni e figli. Preferisce passare le serate al suo bar preferito, in compagnia degli amici di sempre e un buon bicchiere d'alcol. È proprio durante una sera come queste che appare Katherine, bionda, giovane, sensuale, il tipo di donna per cui Vincent perderebbe immediatamente la testa. E così accade, dando vita a tutta una serie di situazioni sempre più assurde che porteranno il protagonista a riflettere intimamente sulla sua vita, cosa più importante per lui e soprattutto chi scegliere tra le due ragazze. In realtà il gioco non traccia una separazione netta tra giusto e sbagliato, anzi lascia all'utente la completa libertà di scegliere il percorso a lui più sentimentalmente vicino. Il finale che otterrete, tra gli 8 disponibili, sarà dunque plasmato sulle vostre scelte durante tutto l'arco narrativo, e in particolare nel finale, poco prima della resa dei conti. Il nostro eroe è un personaggio completo, è re della scena sempre e comunque. Tutti gli attori secondari si relazionano con lui facendo scoprire al pubblico un tassello della sua personalità ogni volta diverso. Dunque il cast è per così dire Vincent-centrico, mentre gli amici dello Stray Ship Bar e le due ragazze sono un gustoso contorno che gode di una buona caratterizzazione estetica e caratteriale. Katherine, sotto questo punto di vista, è un titolo in cui storia e personaggi sono ben amalgamati e soprattutto coerenti con il loro ruolo. Non ci sono plot hole o trovate discutibili, tutto funziona e lo spettatore non può che goderne. Essenzialmente, Katherine potrebbe essere definito un puzzle game. Lo scopo del gioco è sfruttare i cubi presenti lungo il percorso per creare una via adatta a raggiungere l'uscita. I blocchi possono essere spinti in avanti, indietro, verso sinistra e destra. Si può spingere un'intera fila di blocchi e Vincent può arrampicarcisi sopra. La principale caratteristica di questi cubi è la loro capacità di rimanere sospesi nel vuoto se collegati tra loro anche su un singolo lato. In questo modo è possibile creare delle scale fatte di blocchi e addirittura piattaforme. Imparare a sfruttare questo principio è alla base del gameplay. Adesso, infatti, si collegano naturalmente tutta una serie di tecniche avanzate che Vincent imparerà nel corso del gioco, trovandosi di fronte a sfide man mano sempre più lunghe e complesse. D'altra parte, esistono diverse tipologie di blocchi, a partire da quelli scuri, che non possono essere spostati in alcun modo, passando dai blocchi di ghiaccio, che vi faranno scivolare nel vuoto, a quelli in rovina, che si distruggeranno dopo tre passaggi, o ancora quelli esplosivi, che scoppieranno rendendo fragili i blocchi nelle vicinanze e distruggendo quelli già precari. A complicare le cose si aggiungono altri due elementi, le pecore e il tempo. Le prime non sono altro che uomini come Vincent, ognuno di loro infatti vede l'altro come una pecora. All'inizio basterà scontrarsi con le altre pecore per farle cadere al piano inferiore, ma dalla seconda parte del gioco in avanti gli avversari diventeranno più grossi e letali, costituendo un'ulteriore minaccia. Il tempo è un fattore fondamentale in ogni livello, poiché i blocchi sotto di voi non rimarranno lì in eterno, bensì crolleranno lasciando solo il vuoto alle vostre spalle. Inoltre, negli stage speciali, quando affronterete dei boss, questi vi inseguiranno senza sosta fino al traguardo, mettendo a dura prova i vostri nervi. Un piccolo aiuto è dato da alcuni oggetti ottenibili lungo il percorso o in vendita dalla pecora mercante nelle aree di sosta, in cambio delle monete enigma ottenute durante la scalata. I cuscini mistici servono per aumentare il numero dei continua disponibili. La Bibbia invece distruggerà tutti i nemici nei paraggi. Potrete rinvenire anche dei piccoli blocchi utilizzabili al momento giusto per creare un cubo extra essenziale per proseguire, oppure far vostro uno speciale energy drink, che per un breve lasso di tempo vi permetterà di scalare due blocchi alla volta. Per limitare l'utilizzo di questi oggetti, il vostro inventario ne ospiterà solo uno alla volta e nel caso in cui otteniate un item senza aver usato il precedente, questo verrà automaticamente sostituito. Un ultimo aiuto è offerto dal tasto Select, che vi permetterà di cancellare le ultime innovazioni compiute. Ottimo se per errore avete spostato un blocco nella direzione sbagliata. Katherine si presenta dunque come un puzzle game complesso e interessante, dove la pratica e l'istinto contano moltissimo. Imparare tutte le tecniche diventa essenziale per proseguire la scalata.
Il suo punto di forza è senza dubbio la completa libertà nell'affrontare i livelli di gioco, proprio come le scelte morali all'interno della storia starà a voi decidere come salire. Non esiste un metodo funzionante, bensì molteplici, anche guardando i video di altri giocatori vi renderete conto come il gameplay sia libero da percorsi preimpostati. A tratti potrebbe risultare frustrante, tuttavia Catherine offre i classici tre livelli di difficoltà, con la possibilità di cambiarlo durante il giorno. Prima dei suoi incubi notturni, Vincent si ritrova con i suoi amici più intimi allo Starship Bar. Questo è l'unico frangente in cui il protagonista è libero di muoversi. All'interno del locale si possono svolgere diverse attività, ad esempio potrete giocare a Rapunzel, una versione arcade del gameplay notturno, dove però avrete solo 3 vite, un numero prestabilito di mosse, e la possibilità di cancellare solo 9 volte un passo falso, una sfida nella sfida. Esplorando il bar troviamo un jukebox dove cambiare la musica di sottofondo con temi di altri importanti giochi Atlus, un bagno dove potrete sciacquarvi la faccia ed avere visioni sul prossimo incubo, oppure controllare le foto piccanti inviatevi da Catherine. L'aspetto più importante riguarda l'interazione con gli altri personaggi, ascoltare le loro storie, capirne i problemi e aiutarli a superarli. Inoltre, molti avventori del locale saranno i compagni di scalata durante le sessioni notturne. Un soggetto di vitale importanza è il vostro cellulare, attraverso il quale potrete salvare i progressi, ricevere e inviare email e accedere ai livelli già superati per migliorare il proprio punteggio e ottenere una valutazione migliore. Lo Starship Bar non offre comunque molto altro da fare, appare come una struttura limitata per quanto interessante e, a parte Rapunzel, un giorno nel gioco, si passa immediatamente alle fasi notturne in un meccanismo che assomiglia molto a quello visto in Persona 3 e 4, con la sola differenza che questi ultimi, data la loro natura del GDR, danno molta più libertà di scelta al giocatore. Decidere chi sia più attraente tra Catherine e Catherine è un arduo compito che lasciamo a voi lettori. D'altra parte, la scelta del cel shading appare davvero azzeccata, poiché offre uno spettacolo visivo godibile senza mettere sul lastrico una software house come Atlus. Eccellente il lavoro dello studio Four Centigrade, che ha curato le scene anime style con cura e perizia. Peccato siano piuttosto brevi. Le animazioni facciali dei protagonisti sono buone, anche se abbiamo notato qualche imperfezione nei momenti più intensi, come se i personaggi non potessero stupirsi o impaurirsi oltre un certo livello emozionale. Vincent ovviamente escluso. Se proprio dovessimo trovare un difetto al comparto tecnico, potremmo citare i caricamenti, in generale piuttosto lunghi, a volte superando i 20 secondi. Da segnalare l'ottimo doppiaggio. Il lip sync è una localizzazione, per quanto riguarda i sottotitoli in italiano, di buon livello. Le musiche sono state affidate al maestro Shoji Meguro, che anche questa volta riesce ad esaltare il pubblico con alcuni brani davvero azzeccati, anche se la qualità generale non raggiunge le altissime vette delle produzioni precedenti. Abbiamo invece riscontrato qualche problema col sistema di controllo. In sostanza, l'estrema sensibilità dei comandi a volte induce il giocatore a commettere un errore come spingere un blocco sbagliato o cadere da un'altezza considerevole. Un particolare che doveva godere di una cura certosina visto il gameplay del gioco, basato anche sulla componente temporale che spinge l'utente a pensare e agire in fretta. Dal punto di vista della longevità, il titolo raggiunge tranquillamente le 15 ore. Inoltre, la presenza di 8 finali differenti e l'indicatore dell'ordine del caos mosso dalle vostre risposte nel gioco sono un ottimo incentivo a finire il titolo più di una volta. Se questo non dovesse bastarvi, sappiate che oltre alla modalità storia, Golden Playhouse, ne esistono altre due chiamate Babel e Colosseum. La prima è collegata direttamente ai risultati ottenuti nello story mode, poiché per sbloccare gli stage speciali dovrete ottenere un numero sempre crescente di trofei d'oro. La sua caratteristica principale risiede nel fatto che i livelli saranno ogni volta diversi e potrete affrontarli in cooperativa locale con un amico che impersonerà Catherine. La seconda invece è una modalità competitiva, sempre a 2 giocatori offline, nella quale vince chi arriverà per primo in cima o chi rimane in vita. Le funzionalità online del gioco si limitano alle classiche leaderboard e ai sondaggi sulle risposte che hanno dato gli altri giocatori nei confessionali. Catherine è un titolo unico, una ventata d'aria fresca nel panorama videoludico. È sicuramente un prodotto che verrà ricordato anche nelle sue generazioni successive, magari come capostipite di un genere o forse come isolato e folle esperimento di Atlus. Tuttavia, non è un gioco esente da difetti. Una cura maggiore per le sessioni prenotturne avrebbe giovato alla varietà del gioco. Inoltre, le due modalità extra non godono del multiplayer online. D'altra parte, abbiamo un puzzle game impegnativo e divertente e soprattutto un impianto narrativo diverso dal solito. Un cast formato da persone comuni che non fanno altro che discutere delle loro paure quotidiane, dei loro problemi personali, cercando conforto negli amici più cari. Una perla del mondo videoludico che fortunatamente è giunta anche da noi. Da provare assolutamente.